ho scritto 7 anni fa un libro che si chiama L'enigma della crescita, in cui perlomeno una spiegazione econometrica l'ho trovata. Cioè l'equazione della crescita non trova l'Italia fuori dalla retta di regressione. L'Italia sta perfettamente nella retta di regressione, cioè un punto non anomalo, non è un outlier, e la spiegazione della posizione che occupa sulla scala del tasso di crescita è abbastanza semplice. C'è da un lato un elevato benessere, molto elevato, consumi elevati, che sono un grosso freno alla crescita. L'equazione della crescita dice che 2/3 della varianza dei tassi di crescita sono dovuti al benessere e che quindi il vero handicap delle società avanzate è appunto il fatto di essere avanzate. In una società avanzata la gente sta bene e quindi la spinta a migliorarsi, a fare sacrifici è molto più bassa. Questa è una componente dell'equazione della crescita. Ma poi c'è il terzo restante di spiegazione, da cui che sottolinea 3 fattori. E cioè, primo, l'eccessiva pressione fiscale sulle imprese. Non la pressione fiscale in generale o il costo del lavoro, no, proprio la pressione fiscale sulle imprese, l'imposta societaria. Tutti i test econometrici che io ho fatto non mi permettevano di introdurre nell'equazione della crescita la pressione fiscale generale o l'IRPEF o il livello della contribuzione, ma la variabile che funzionava meglio era la pressione fiscale sulle imprese. Quindi questo è un fattore di rallentamento della crescita. Secondo fattore fondamentale di rallentamento della crescita, il capitale umano, che è molto scarso in Italia. Noi siamo a livelli bassissimi, abbiamo problemi di analfabetismo, non tanto di istruzione formale, anche quelli, ma proprio di istruzione effettiva. In una delle ultime interviste, Tullio De Mauro ha richiamato l'attenzione di tutti sull'analfabetismo di ritorno o l'illetteratismo, l'illettrismo degli italiani. Ora, una società che ha un capitale umano molto modesto, sconta un prezzo in termini di crescita. Poi c'è il terzo fattore, che credo accomuni le 4 persone che vedete sullo schermo, perché ci siamo sgolati per decenni su questo, sono le mancate riforme. Nell'equazione della crescita, le mancate riforme stanno in un indice che misura il funzionamento della giustizia civile e il peso degli adempimenti e il non funzionamento della burocrazia. Un indice sintetico preso dalla Banca Mondiale, da Doing Business, che è quella bellissima pubblicazione della Banca Mondiale, e questa variabile entra nell'equazione della crescita. La cosa interessante che mi ha colpito molto quando scrissi questo libro è che io sapevo benissimo quali erano i fattori che piacciono alle varie parti politiche. Cioè io sapevo benissimo che se uno è di sinistra dice che tutta la colpa è degli scarsi investimenti in capitale umano e che se uno è di destra dice che è tutto un problema di tasse e di eccesso di pressione fiscale e se uno è liberale come noi tende a dare molta importanza alle riforme mancate in termini di funzionamento della pubblica amministrazione, burocrazia soffocante, giustizia civile che non funziona, eccetera. Ma la cosa divertente dell'equazione della crescita è che questi 3 fattori pesavano praticamente uguale. Quindi 2/3 della varianza spiegati dal benessere, 1/3 spiegato da questi 3 fattori, che però pesano più o meno uguale tra di loro. Quindi la mia prima risposta alla domanda di Michele è che, stando all'equazione della crescita, il problema fondamentale dell'Italia, dato che certamente non è una soluzione impoverirsi per crescere di più, il problema fondamentale dell'Italia sono i fondamentali dell'economia. Noi non abbiamo mai voluto mettere a posto i fondamentali, continuiamo a non farlo e anzi in alcuni gesti politici tendiamo a scassarli i fondamentali. Questa per me è la spiegazione strutturale.
Poi, naturalmente, se uno vuole fare la storia dei governi e delle responsabilità delle classi dirigenti e magari anche della cultura, perché un po' la cultura, secondo me, c'entra, questo si entra in un campo molto controverso. Ma voglio ricordare soprattutto a Michele che scrisse un saggio, anzi partecipò a un dibattito tempo fa con Cipolletta sulla produttività, che ci sono temi che sono estremamente controversi e non dipanabili, cioè sulla ragione per cui la produttività è stagnante da 20-25 anni. Salvati, Cipolletta, Schlizer si sono cimentati, hanno dato dei contributi molto interessanti, ma credo non ci sia una spiegazione convincente e condivisa. Quindi noi abbiamo anche degli enigmi, dei puzzle.